anche con questo regolamento del 60-40%. Un'altra risposta che voglio dare appunto al consigliere del prete in merito alla questione, perché abbiamo appunto individuato dei componenti diversi delle quattro commissioni e poi delle altre commissioni appunto abbiamo individuato quella che è la rappresentanza di ogni gruppo consigliare. Anche questo ci viene appunto indicato da questo filone interpretativo dell'articolo 38 del testo unico, perché appunto ci dice che bisogna è possibile prevedere un numero di componenti diversi delle altre commissioni, ma bisogna garantire la presenza di tutti i gruppi consigliati nelle commissioni in cui siano attribuiti maggiori poteri. E a nostro avviso questa conferenza di capitolo, così come ho detto prima, è una commissione alquanto importante, perché appunto sono presenti tutti i capitoli, e la commissione di controllo, la commissione di trasparenza, è una commissione molto importante proprio per la risposta al consigliere, perché appunto ha l'obbligo di controllare gli atti che mette in campo l'amministrazione. Un'altra risposta che voglio dare in merito appunto alla conferenza del Consiglio Comunale, quando riguarda ciò che diceva il consigliere Marco, dove appunto diceva di approvare un atto di giudizio, poi la Giunta doveva approvare il programma. Questa è materia del Consiglio Comunale, non è materia della Giunta. L'approvazione e la modifica del regolamento del Consiglio Comunale è una cosa che compete alla conferenza appunto del Consiglio Comunale, e quindi era giusto approvare. Voglio dare anche quest'altra precisazione. Noi siamo stati aperti appunto ad una collaborazione da maggioranza, però ovviamente siamo partiti da un principio, e la nostra visione è quella di garantire non la presenza di tutti i gruppi politici nelle commissioni, ma di garantire la presenza al consigliere almeno in un'unica commissione. Se si parte da, l'abbiamo detto in conferenza di Gabriele, se si parte da questo principio, allora siamo aperti a qualsiasi tipo di dialogo. Nel momento in cui l'opposizione invece ci dice no, la nostra visione è quella di garantire la presenza di un gruppo consigliare delle commissioni, allora vuol dire che non ci vuole stare, non ci vuole essere la collaborazione. Voglio dare un po' di stessi attivi, voglio dare un po' di stessi attivi. Soltanto che stiamo in cesso. Però l'abbiamo dato, l'abbiamo detto che non convocate le commissioni. Voglio completare. Chiamate un causa di intervento. Mi avvio alle conclusioni, presentando un emendamento, subito perché è stata accusata per un errore di trascrizione, sono state alcune fatte degli errori nella proposta che è stata giocata da Lega, e quindi come maggioranza presentiamo l'emendamento e si spiega subito quale sono queste modifiche. All'articolo 48 bisogna sostituire le parole, invece di in ogni caso di errore commentiamo, con le parole preferibilmente delle ore commentiamo. All'articolo 46 sostituire le parole, invece che nell'esercito propria competenza, con le parole della casa comunale. E all'articolo 23 eliminare la parola di norma. Sono giuste le verificazioni che sono state ricordate nella proposta che noi abbiamo appunto portata. Se ci deve avere. Se ci per avere gli emendamenti mettiamo qua e poi tutto dopo sottoporremo al Consiglio, perché tra parentesi c'è la discussione anche degli emendamenti di 5 Stelle, risulta di capire dove gli anelli della maggioranza, dopo della minoranza, che dopo il sindaco sintetizzerà un po' meglio. Allora, se siamo tutti d'accordo, allora, la parola al sindaco che vuole concludere su questa